Caldo estivo a Trapani, in 5.000 sugli spalti del provinciale, 30 arrivano da Lanciano. Il Trapani di Cosmi senza lo squalificato Scozzarella in attacco, il volto nuovo, il brasiliano Coronado, autore fino ad ora di 2 gol. A centrocampo c'è il baby Cavagna, scuola Atalanta. Il Lanciano di D'Aversa non vince fuori casa da oltre un anno. In attacco il tridente piccolo Ferrari di Francesco. Direttore di gara, la penna di Roma. Al nono il Lanciano in avanti, cross dalla sinistra di Mammarella, colpo di testa di Zé Eduardo, palla fuori. Undicesimo è il Trapani, pericoloso con Torregrossa, servito ottimamente da Montalto, viene chiuso al momento della battuta da Amenta. Diciottesimo ancora il Trapani con il brasiliano Coronado, buono il gioco di palla dalla sinistra e il tiro esterno della rete. Ventinovesimo, Lanciano in avanti, conclusione di Aquilanti, Nicolas respinge e salva il Trapani. Rivediamo l'acrobazia del portiere siciliano. 35esimo, questa volta il portiere del Lanciano, aridità ad opporsi ad una conclusione della distanza di Barillà. 38esimo, ancora Trapani pericoloso, questa volta con Torregrossa che è servito al limite dell'area da Montalto, impegna ancora l'estremo difensore del Lanciano. Angolo successivo e gol del Trapani, il vantaggio granata con il difensore Scognamiglio di testa abile sotto rete a battere il portiere Aridità, poi festeggia Scognamiglio con la futura paternità ed il gesto della palla sotto la maglia. Con il montaggio di Daniele Randazzo passiamo alla ripresa. Dopo 2 minuti parte forte il Trapani con Coronado, la conclusione del brasiliano alta di poco. All'ottavo espulso per proteste il direttore sportivo del Trapani Faggiano, nel Trapani Pagliarulo per Perticone, Montalto per il debuttante Sodigna, nel Lanciano Bacinovic per Paghera e Lanini per Di Francesco. E al 35esimo proprio Lanini trova il pareggio per il Lanciano, sempre in partita, con un colpo di testa che beffa il portiere Nicolas. A tempo scaduto il Lanciano sfiora il vantaggio con il miracolo del portiere Nicolas sul nuovo entrato Crecco. Pareggio tutto sommato giusto quello fra Trapani e Lanciano, anche per il volume di gioco offerto dalle due squadre, malgrado il caldo. Dunque emozioni anche a tempo scaduto al provinciale. Il migliore in campo per noi è Lanini del Lanciano, autore del pareggio. Partita piacevole malgrado il grande caldo. Ribadisco il finale al provinciale, Trapani 1, Lanciano 1, linea Roma. Il voto di Mario Somma? 7. 7, quanto è difficile giocare a Trapani? Ma è la differenza tra un campo